difficile commentare un altro pareggio, insomma, si aspettavano tutti una prestazione un pochino diversa, però poi alla fine... Non è arrivata la vittoria, quella che interessava a chiunque, magari se nel momento in cui Natale avesse fatto gol in quel momento avremmo giocato un'altra partita. Siamo stati bravi comunque come Antonio a metterci una pezza sull'occasione che hanno avuto loro dopo un nostro svarione difensivo, però alla fine signori l'Andria gioca da tre partite consecutive con gli stessi uomini. Oggi aveva in tribuna quattro elementi della difesa più croce e non so se riusciremo a recuperare neanche per la prossima gara. In questo momento noi siamo questi, in questo momento noi possiamo dare questo. Che piaccia o no, non si può fare diversamente. C'è solo da continuare a lavorare e lavorare per poter centrare questa benedetta vittoria. Nella ripresa però la squadra si è disunita terribilmente, ecco, c'è una spiegazione a questo? La squadra sicuramente ha avuto un calo fisico, senza ombra di dubbio, però i ragazzi hanno speso molto e tanto, ma se poi si vuole trovare sempre un capo espiatorio per poter contestare, per poter dire qualcosa di troppo di più sull'Andrea, ecco, magari si può dire che un po' abbiamo mollato, però ragazzi sono ragazzi, ripeto, che stanno giocando da tre partite consecutive, non ho ricambi e quindi magari a volte possiamo anche soffrire. Mister, l'occasione di Nadarevic a cui lei faceva riferimento può essere imputabile più che altro anche alla mancanza proprio di serenità che voi avete in questo momento tra la vittoria che non arriva e anche il fatto che lei aveva oggi molti assenti e anche le difficoltà in zona no, magari Nadarevic se avesse avuto quello sul sinistro avrebbe centrato la porta, magari è capitato sul destro con il suo piede forte, però anche il primo tempo, sul finale del primo tempo ha avuto una bella palla, se va col piatto magari riesce a centrare bene la porta anziché andare con il collo. Purtroppo c'è da constatare questo, manca un po' di serenità, manca da parte di tutto l'ambiente la consapevolezza di capire che comunque è un momento che è vero, dall'inizio della stagione manca questa vittoria, però credo che noi facciamo di tutto e di più per poterla centrare, ma evidentemente ci sono altri fattori che impediscono che questa avvenga. Ogni conferenza sia anche fuori casa, le domande sono sempre quelle, l'Andrea gioca bene, l'Andrea è bello da vedersi, però alla fine non raccoglie, non concretizza tutto quello che crea. Magari oggi anche non giocando, come sempre ci siamo espressi, ripeto, per una questione fisica, non abbiamo raccolto quando c'era da raccogliere. È indubbio che la vittoria è l'unica medicina che possa tirare su il morale dell'anno in questo momento. Però effettivamente questa non arriva, ma bisogna accettare questa situazione. Nel secondo tempo, mister, dopo l'occasione di Nadarevic e l'altra di Lattanzio a distanza di pochi minuti, secondo me c'è stato un calo psicologico più che fisico, che comunque era giustificato dopo l'ottimo primo tempo in cui avete speso molto, cioè dopo quelle due occasioni po' siete andati giù di morale. Noi siamo partiti bene nel secondo tempo, abbiamo fatto un quarto d'ora con buona intensità, poi magari anche inconsciamente può subentrare nei ragazzi il discorso di non riuscire a concretizzare, quindi magari a sentire il peso di questa vittoria che non arriva. Magari questo insieme, ripeto, non un evidente calo fisico, perché comunque sotto l'aspetto dell'intensità della corsa i ragazzi l'hanno fatto fino alla fine, però ripeto, c'è poco da dire, c'è poco da parlare, l'Andrea necessita di una vittoria. Mister, quanto conta in questo momento lo scetticismo dell'ambiente anche nei suoi confronti, insomma, fa anche leva sulla squadra in questa situazione? No, non lo so, guardi, io sento la fiducia dei ragazzi, perché io vivo la squadra giornalmente, settimanalmente,
sarei il primo, nel momento in cui non avvertissi questo, a farmi da parte. Però non so cosa imputare loro, se non la mancanza di precisione a quelli davanti. C'è una squadra di calcio che lotta, corre, subisce, poi ritorna a giocare, fa tutto quello che deve fare una squadra di calcio, tranne che raccogliere i giusti frutti. Mister, riguardo il Biceglie, una battuta: è la partita che immaginava il Biceglie volesse fare oggi ad Andria? Ma il Biceglie credo che si sia espresso sui suoi soliti livelli, almeno come contro il Matera. Certo è che il Biceglie veniva da una grande vittoria raggiunta al 93° contro il Matera, questo ha sicuramente aumentato l'autostima e la convinzione di essere una buona squadra in loro. Sono venuti qua, hanno fatto la loro onesta partita, hanno creato anche un paio di situazioni pericolose, come abbiamo detto prima, però c'è poco da dire se non che l'Andria deve concretizzare quello che crea a prescindere dall'avversario.